E sinceramente potevamo non andare comunque ai playoff, ma Pisa ci poteva andare in un altro modo. Se poi c'è da accontentarsi di rimanere in B, e anzi, io non bisogna accontentarci, è un ottimo risultato, ci mancherebbe, però secondo me era al sicuro da tempo per il Pisa, perché giusto, e capisco che giornalisticamente, soprattutto i quotidiani, debbano vagliare tutte le ipotesi possibili, però insomma, realisticamente, la permanenza in B del Pisa non era in discussione. Questo chiaramente è il mio pensiero. Secondo te, Saverio, visto quello che si è detto No. e visto appunto gli obiettivi, l'obiettivo che si era posta la società, quale passaggio è mancato a questa squadra? Ma io concordo in pieno con l'analisi che ha fatto Andrea. E non solo, noi diciamo, poi ci era preso un po', come si dice, ha preso un po' di paura nelle ultime ore. Diciamo, noi diciamo da mesi che siamo salvi. So, chi legge la Nazione lo sa, noi da mesi diciamo che siamo salvi e lo eravamo sostanzialmente. Poi nell'ultimo mese e mezzo la squadra ha rallentato così drasticamente da assottigliare quel margine enorme di sicurezza che avevamo fino ad oggi a stare un po', diciamo così, con il patema d'animo, come si dice a Pisa. Però noi eravamo salvi da tempo. Io credo che quello che dice Andrea sia giusto. Aggiungo una cosa, se mi posso permettere, ovviamente. È il mio pensiero. Se in 2 anni di Serie B non siamo mai stati nelle prime 8 posizioni, probabilmente quando si tratta di 4-5 partite è un caso, ma quando qui ne analizziamo 70, perché sono 30, 38 quest'anno e 38 l'anno scorso, non siamo mai stati a fare le prime 8, significa che te per la salvezza puoi giocartela tranquillamente, ma evidentemente per fare quel salto di qualità ti manca qualcosa. Ed ecco allora che si entra ai temi di quest'estate, dove effettivamente ci si vedrà, se vogliamo fare quel salto di qualità in più, ci si vedrà qualcosa nel mercato. Questo senza mancare di gratitudine a chi ha fatto tanto fino ad oggi, ma l'onestà è questa, cioè No, lo però dice la storia. Saverio, fai benissimo a sottolineare, lo faccio sempre anch'io perché credo che sia giusto così. Però, e qui abbiamo uno che ha fatto il calciatore, ha fatto l'allenatore. Credo che poi la gratitudine, anche a Esatto. chi è qui da tanti anni, poi si dimostri con il rispetto nel cercare noi di fare il nostro lavoro nel migliore dei modi e in maniera costruttiva. Poi nel calcio non si può vivere di gratitudine, credo che ci siano alcune esperienze. Non parlo nemmeno perché credo sia troppo importante l'aspetto del direttore sportivo e dell'allenatore. Però poi parlo anche, insomma, penso anche ad alcuni giocatori che forse sono arrivati anche un po' alla fine del ciclo. Penso soprattutto ad alcuni giocatori che evidentemente non hanno reso per motivi totalmente diversi tra loro, a seconda delle aspettative. Barnier, che è un prospetto sicuramente interessantissimo, ma è un giocatore che purtroppo ti garantisce 7-8 partite l'anno ad oggi. Soddimo è un giocatore che è totalmente scomparso da mesi, e anche prima comunque spesso lo nominavamo come uno al di sotto delle aspettative. Così, insomma, si potrebbe fare altri nomi. Belli ha vissuto un buon momento nel periodo, diciamo, in cui il Pisa si è ripreso a dicembre, giocò 4-5 partite, poi si è rifatto male, ha ricontinuato a giocare, non giocare. C'è una difesa che oggi si sarebbe Andrea, costretto a mettere. Sì. posso dirti una cosa però. Vai a analizzare, secondo me, vedendola da fuori, il limite vero di questa squadra. Secondo me, quest'anno è stato che il Pisa, forse come organico, sì, qualcosina in più ci poteva avere, ma per me ha un buonissimo organico e non rispecchia la posizione dove sta. Però è mancata una cosa che secondo me è fondamentale per una squadra. Che questa squadra, quando gli viene un po' di strizza, tira sempre fuori la prestazione, vedi col Cosenza in casa. Quando invece c'è da fare quel saltino e c'è la partita clou dove ti potrebbe permettere di affacciarti alla zona playoff, non te sbagli sempre l'atteggiamento, la prestazione. Non è che dici hai sbagliato i gol, sbagli proprio l'atteggiamento. Perché te prima hai citato una partita Pescara. A Pescara uno non va a giudicare i gol, i movimenti sbagliati, va a giudicare l'atteggiamento. Te dovevi andare là come un atteggiamento di io vado là e li asfalto perché ho la possibilità di entrare nei playoff. Quelle partite lì, secondo me, il Pisa le va a mancare. Poi quando invece gli viene la strizza, vedi delle partite favolose, perché per me il Pisa ad oggi sì, gli può mancare quel qualcosa,
però secondo me è una squadra che dalla quinta all'ottava posizione ci può stare. Questa è una mia opinione, eh. Anche secondo me ci può stare, ma io anzi sono sempre stato, e devo dire anche parlandone a volte fra colleghi, ma soprattutto fra amici tifosi, perché poi tutti noi abbiamo tanti amici tifosi del Pisa, perché siamo pisani, quindi è normale. Ma ho sempre detto, sei troppo ottimista che secondo te si può andare ai playoff. Io probabilmente oggi sono anche un po' più deluso, proprio perché ero veramente convinto che questo Pisa ci potesse stare. Però, evidentemente, come diceva Saverio, io mi limito anche solo a quest'anno. Ora, lo scorso anno non mi ricordo se dopo la vittoria col Pordenone o comunque in quel periodo c'eravamo nei playoff, ma non cambierebbe niente del discorso. Quest'anno mai nemmeno una giornata nelle prime otto, quindi è vero, forse l'organico c'era, forse quello che dici te sicuramente è sotto gli occhi di tutti, soprattutto fuori casa nel girone di ritorno ti è mancata tremendamente la continuità. Te nel 2021 hai perso con l'Entella, a Cremona, a Cittadella, a Pescara, a Verona col Chievo e a Frosinone. È chiaro che le due vittorie, soprattutto parlo appunto del girone del 2021, ecco, diciamo così, le due vittorie di Monza e Ascoli sono state abbastanza estemporanee, perché poi il rendimento del Pisa nel girone di ritorno fuori casa, anche se pubblico non c'è, quindi non cambia molto, è stato sicuramente problematico. Io ho qui tutta una serie di statistiche che mi scrivono, nel girone di ritorno ha fatto 0 punti a Cremona, poi 3 e 3 con l'Ascoli, 6 punti in 3 partite, 0 col Cittadella, 1 col Pordenone, 0 col Pescara, 0 col Chievo e 0 col Frosinone. Infatti tant'è che per, anzi, evidenziare quello che dici te, se si va a guardare le partite giocate in casa dal Pisa, anche con Lecce che hai perso, l'hai fatta la partita, con la Cremonese all'andata, col Monza, con l'Ascoli hai vinto, col Pordenone hai vinto, col Chievo ti sei fatto riprendere, ma è stata una bella partita. Cioè, se le vai a vedere le partite in casa, quelle anche più difficili, il Brescia o la Reggiana, pur non essendo spettacolare, le hai vinte. Probabilmente invece fuori casa, e soprattutto quando avevi finito quella grande rincorsa che era lì, la partita di Pescara, che dici te, per esempio, sicuramente è stato un momento importante. La squadra è mancata. Però se è mancata, vuol dire che se non è mancata tecnicamente, l'impegno, non ci penso nemmeno che sia mancata, sarà mancata allora nella personalità, sarà mancata in qualcos'altro, però in qualcosa è mancato. Cosa c'è di buono oggi? Che è il 4 maggio, sai che i playoff non li fai sicuramente, sai che i playout non li fai sicuramente, il campionato, insomma, comincerà, penso, i ritiri il 10 luglio, cioè 2 mesi, insomma, tutto il tempo ora per lavorare e programmare una buona stagione, perché poi non è che nessuno l'anno prossimo vuole essere l'Empoli di turno, eh? Però per programmare una buona stagione, cercando di andare a colmare queste problematiche. Poi, ma non vado oltre perché qui si aprirebbe un altro discorso, bisognerebbe anche capire se questa società, questo club, può essere un pochino più tenuto in considerazione anche da un punto di vista arbitrale, perché poi sicuramente nella fotografia della partita di oggi, giochi contro una buona squadra, fai una buona partita, vai in vantaggio, cali, fai un errore, prendi gol, l'arbitro sbaglia e sul rigore prendi il 2-2. Cioè, nella partita di oggi c'è la sintesi di tanti momenti della stagione del Pisa. Anche quello degli arbitri, purtroppo, è un problema che si ripropone. Ma te, Saverio, hai la sensazione che possa essere al capolinea, anche dal punto di vista, soprattutto dal punto di vista delle motivazioni, l'asset tecnico del Pisa, e non mi riferisco solo alla panchina, ma magari anche al direttore Gemmi, oppure magari il gruppo squadra che è un pochino logoro dopo aver raggiunto in questi 3 anni obiettivi veramente incredibili? Ma io non lo so, non so, valutazione che aspetta me, non credo, in onestà, non credo che sia quello l'affetto. Quello che diceva anche Francesco è giusto, noi siamo mancati nei momenti clou di questa stagione, e questo è nell'evidenza dei fatti, ed è qui dove dobbiamo migliorare. Ora è chiaro che dopo un mese e mezzo di risultati altrettanti, diceva bene Andrea, in trasferta noi siamo la 15ª forza di questo campionato, quindi siamo praticamente in zona quasi play-out per quanto riguarda il rendimento esterno, e poi è evidente che questo poi ti complichi assolutamente la classifica. Dicevo, poi è evidente che secondo me ora noi guardiamo agli aspetti negativi, ma io credo che davvero con
che diciamo un'ossatura importante ci sia. Abbiamo parlato di giocatori che non hanno reso, ce ne sono anche altri, ha detto bene Andrea, però possiamo pensare anche che vi sono diversi giocatori da quali ripartire. Io penso a Gori, che lo tratterei ad ogni costo, anche oggi è stato decisivo, come avete visto, insomma, su quella parata da pochi passi. Penso a Vido, che anche questo non è nostro, penso a Gucker, insomma, a vari giocatori sul quale davvero possiamo ripartire con serenità, anche aspirando a qualcosa di più importante. Per quanto riguarda D'Angelo e Gemmi, io ad oggi se avessi 5 euro da scommettere, scommetterei per la loro permanenza, ma per fortuna non sono valutazioni che spettano a me. Le parole del presidente rilasciate proprio ai nostri amici di Canale 50 sono state evidenti. Ha detto: no, faremo le nostre valutazioni, non ci faremo condizionare dagli affetti, e quindi vediamo, siamo in attesa da questo punto di vista di notizie, no? Secondo te, Francesco, invece, te ripartiresti dall'ossatura, diciamo, storica? Magari Gori, Caracciolo, faccio un pochino dei nomi, Gucker, De Vitis e Marconi, oppure ti stimolerebbe più magari giocatori che hanno reso un pochino meno per varie ragioni, penso a Vido, penso a Mastinu, no, non credo lo stesso Soddimo, ma insomma giocare un po' di più sulle motivazioni dei giocatori per costruire la squadra dell'anno prossimo. Ma sai, lì sono valutazioni che le fai quando ci sei dentro per capire la voglia del giocatore, indipendentemente dal nome, indipendentemente se uno è da più anni a Pisa o meno anni, al momento che sei dentro capisci se il giocatore è ancora motivato o se ha bisogno di cambiare aria. Quelle sono valutazioni che secondo me le devono fare internamente, perché da fuori si può andare dietro al giocatore che ti piace di più, al giocatore che sei più affezionato, però poi le dinamiche interne le devono vedere loro. Sicuramente il Pisa, come ha detto bene Andrea, ora ha tutto il tempo per fare tutte le valutazioni possibili e immaginabili, le deve fare, è giusto che le faccia, e poi quando riparte deve partire più forte che mai, perché speriamo che il prossimo anno veramente si alzi un pochino l'asticella, perché già da quest'anno, secondo me, se il Pisa riusciva a entrare in quelle otto, non dico che se ne poteva vedere delle belle, però poteva essere una bella mina vagante, perché contro il Pisa ci giochi male, tutte le squadre non è che ci hanno fatto la loro fortuna, perciò anche quelle che sono dentro ai playoff hanno sperato che la squadra nerazzurra quest'anno riuscisse a non entrare, perché se no poteva creare dei grattacapi. Anche perché devi vedere, Francesco, infatti l'altro aspetto, che hai fatto per ora un punto nelle tre partite con Pescara e Entella fra andata e ritorno, questo è un altro dato che probabilmente una cosa che ti è mancata. Invece, se vai a vedere col Monza andata e ritorno, oltre ad aver fatto 4 punti, hai giocato bene. Con Lecce hai vinto all'andata e perso al ritorno, ma al ritorno hai fatto una gran partita. Col Chievo all'andata finì 2-2, fu una bellissima partita, al ritorno hai steccato, ma ci sta. Con la Spada ritorno hai vinto. Quindi voglio dire, insomma, con l'Empoli in tutte e due le partite, comunque l'andata era in un periodo difficile, al ritorno te la sei comunque giocata, quindi voglio dire, la dimostrazione col Venezia stavi per vincere oggi, stavi per vincere all'andata, eri in vantaggio anche a Venezia all'andata, con le tue caratteristiche, con i tuoi limiti, però Pisa ha dimostrato di giocarsela con tutte queste squadre, e il problema è poi stato avere la continuità di tenere quei rendimenti in alcune di quelle partite per un certo numero di gare che ti permettesse di arrivarci nei playoff. Aggiungo anche e dico che i risultati aumentano i rimpianti, perché la SPAL perde, cioè c'è il Chievo, ora non so cosa ha fatto oggi il Chievo. Allora, il Chievo, io l'ho lasciato 1-1. 1-1 con la Cremonese, vinceva 1-0. Il Chievo ha fatto, mi sembra, 18 punti nelle 17 partite del girone di ritorno, nemmeno un punto a partita. E è lì, il Brescia ha fatto un recupero incredibile, la SPAL avrà fatto come o peggio il Chievo, no? Anche il rendimento così negativo della settima, dell'ottava, secondo me aumenta ulteriormente i rimpianti. Ma insomma, aumentare i rimpianti c'è anche solo il fatto che se oggi vinci, è vero che con gli scontri diretti sei in svantaggio, però eri a meno 3 comunque dall'ottavo posto, non ci andavi comunque. Però insomma, eri vicino. E invece, vabbè, insomma, è andata così, e credo che ora poi si debba guardare avanti. Secondo te, Andrea, ti volevo fare una domanda. Si è parlato dei giocatori, si è parlato di Luca D'Angelo, la figura di Roberto Gemmi, che è stata
centrale in questi anni, e lo vediamo spesso perché sta sotto la nostra postazione, ovviamente sempre molto coinvolto nelle gare dei nerazzurri. La sua permanenza a Pisa verrà discussa a bocce ferme, magari già a partire da ora, o secondo te, non so, potrà esserci anche da quel punto di vista un qualche cambiamento? Ma guarda, io stasera so che interverrà Giovanni Quadrado. Parlo sempre di cambiamenti, anche perché guardando il calcio, quando ci sono nuove proprietà, siamo abituati a vedere cambiamenti. Sì, no, infatti, no, ora auspico qualcosa. No, ho capito, però dicevo, stasera so che ci sarà Giovanni Corrado alla voce, e quindi io, fra le cose che ho suggerito di chiedere, c'è anche questo, capire un attimino quando inizieranno a pensarci. Chiaro che farlo stasera, non è che stasera si può decidere cosa fare, ma dall'altro lato il Pisa è sempre una squadra che programma anche per tempo, quindi vedremo cosa succederà. Credo che, per quella che può essere la mia esperienza nel calcio, ci siano delle regole anche nella costruzione delle squadre. Cioè, intanto il direttore sportivo, uno deve decidere se andare avanti con Gemmi o no. Io, come diceva Saverio, ognuno può avere le nostre idee, giustamente Francesco dice a volte vai anche un po' a simpatia, a legame, però io credo che la prima scelta che una società debba fare è quella. Poi insieme scegliere l'allenatore, perché ci sono dei passaggi che sono fondamentali. Se dovessero andare avanti Gemmi e D'Angelo, io devo dire che sarei contento. E sulla squadra devo dire onestamente ho qualche dubbio in più, perché la sensazione che ho avuto io in queste ultime gare è che qualcuno fosse un po' scarico. Poi è ovvio che quando commenti, fai un opinionista, fai un presentatore, fai giornalista, e ti trovi a commentare situazioni che, soprattutto al giorno d'oggi, conosci per forza dall'esterno, anche perché non si vede più nemmeno da anni ormai gli allenamenti delle squadre, quindi è ovvio che ogni tanto devi anche un po' vivere di sensazioni. Però io, ovviamente, non si può cambiare 20 giocatori, non lo vorrei nemmeno io, e soprattutto credo che alcune situazioni con i contratti che ci sono in essere non siano semplici. Però a livello di squadra forse darei meno continuità rispetto al passato. D'accordo, Saverio? Sì, sono d'accordo, quello che dicevamo prima, no? Io credo che ci siano diversi giocatori da quali ripartire, però siano necessari dei rinforzi. Per quanto riguarda Gemmi, premesso che qui si entra, come diceva Francesco, giustamente anche nelle opinioni, secondo me ha fatto molto bene in questi anni, ma credo che il direttore sportivo molto della sua qualità si dimostri, cioè delle sue possibilità, sia anche in base al budget. E qui rientriamo in un altro capitolo che non abbiamo ancora affrontato, cioè cosa vuol fare il Pisa del prossimo anno. È evidente che se a Gemmi gli dai un budget piuttosto che un altro, che sia Gemmi o no, è evidente che può costruire una squadra di un certo tipo piuttosto che una squadra che ambisce altri risultati. Mi sembra questo nell'evidenza, quindi diciamo speriamo che ora, diciamo, che l'avvento di Knaster questi mesi si è visto poco, ma è necessariamente così. Ha comprato la squadra a gennaio, ha campionato in corso, ha campionato praticamente a calciomercato sostanzialmente chiuso, quindi questo era un Pisa, ma non era il Pisa di Knaster. Da ora deve iniziare veramente l'era di Knaster e vedremo quale sarà questa era, ce lo diranno i fatti, visto che per ora le parole del nuovo patrono non sono ancora ascoltate, quindi aspettiamo i fatti e vediamo quali saranno. Io una cosa vorrei dire, Lore, secondo me però, allora, Gemmi e D'Angelo che hanno fatto un gran lavoro, è inutile starlo a dire, perché secondo me sia il direttore che l'allenatore hanno fatto un gran lavoro. Secondo me le opzioni sono due, o azzerare tutto e ripartire da zero, con nuovi personaggi, con i giusti giocatori, o continuare con loro, perché secondo me sono persone serie, persone che sanno lavorare, persone che si sono volute le hanno voluto bene, si sono volute far bene a Pisa, sono volute i tifosi li vogliono bene, sono ben visti, però anche loro sicuramente si metteranno a sedere e capiranno come e quando, perché anche per loro penso che sia arrivato il momento di voler alzare l'asticella. Conoscendoli, D'Angelo alla fine è giovane, Gemmi uguale, hanno voglia anche un attimino di alzare l'asticellina. Perciò secondo me ora il Pisa è un bivio:
o riniziare tutto da capo, o continuare con due persone stimate dalla piazza, che la piazza veramente gli vuol bene perché hanno svolto un grandissimo lavoro, e selezionare bene i giocatori, avete detto bene, invece di prima hanno portato avanti un determinato discorso, però ora può darsi che qualcuno sia arrivato veramente a capolinea. Aggiungo un altro dato, perché credo che arrivati a questo punto della stagione sia importante. Poi ovvio, noi si parla, non è che si decide noi nulla, ma nemmeno tutto stasera. Un altro dato che oggi è sempre più sotto gli occhi di tutti è evidente, che in 36 partite il Pisa ha subito 53 gol. Sono veramente tanti, eh? Cioè, è vero che hanno inciso molto quelle tre partite, Salernitana, Vicenza e Spal, nelle prime, nei presi 12, è vero. Però, insomma, anche qui, se si va a vedere ultimamente le gare giocate, oggi ne ha presi due, a Frosinone 3, col Chievo ne ha presi 2, col Pescara 3, col Pordenone 2, ora col Cittadella 2. Di oggi era la quarta peggior difesa, è un aspetto Però proprio, saremo sempre lì, perché mi sembra che... Andre, ma si torna sempre al solito discorso. Te prima hai toccato un grandissimo tasto. Barnier, come giocatore, nessuno lo discute, ok? Però Barnier deve essere in rosa un surplus, perché sai che questo ragazzo ad ora, purtroppo i numeri lo dicono, e te mi insegni bene che poi uno stringi, può fa, ma poi contano i numeri, lui non ti può garantire più di 15 partite, perciò te non, addirittura Vardini, non lo puoi considerare nemmeno come quarto centrale, lo devi considerare un surplus, se ce l'ho meglio, se non ce l'ho, perché il Pisa fondamentalmente, l'abbiamo sempre detto, qual è il giocatore che forse aveva più bisogno? Un difensore centrale. Questo l'abbiamo, è sempre stato palese, no? L'abbiamo sempre detto. Ah, sì. Anche perché diciamo che oggi ha giocato Meroni, e come col Cosenza ha giocato bene, però a parte il fatto che è in prestito, tecnicamente quello non credo sia un problema, è un altro giocatore che è stato condizionato da qualche problemino. Perciò Barnier problemi, Meroni problemi. Fondamentalmente quelli più affidabili, mettiamolo così, chi sono? Sono Caracciolo e Benedetti, che hai visto che se sono ti possano garantire delle cose, però a livello di rendimento, secondo me, un altro di categoria bello tosto, se vuoi fare quel saltino, ci può stare, secondo me. Assolutamente sì, sono d'accordo, sì. Così come... Ora Beghetto non si può giudicare in queste poche partite, però insomma Lisi chiaramente a 4 fa fatica a fare il terzino, è ovvio, ma lo scopriamo oggi, il solito discorso, l'anno scorso giocavi 3-5-2, da quinto è un conto, da quarto ci giochi ogni tanto, magari te la cavi anche con un pizzico di fortuna, se devi fare tutto l'anno il quarto Lisi fa fatica a farlo, quindi anche lì saranno valutazioni da fare, ma insomma per questo c'è tempo, c'è da dire che secondo me è un campionato io poi concluderei anche quello che è il mio pensiero, che ha creato anche troppo, ma è un campionato comunque positivo nel complesso, positivo, però secondo me al di sotto delle aspettative. Perfetto, andiamo a chiudere, io vi saluto e vi ringrazio, ora andiamo a sentire appunto le interviste che arrivano dall'arena, saluto Francesco Colombini, ciao Francesco. A presto. È stato un piacere, un salutone a tutti. Ciao, saluto a tutti. Andrea Orsini e Saverio Valgagna. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Ciao.